Il Tolentino impatta con l'Urbania e rallenta la corsa al capolista Ancona. Cremisi non riescono a passare al della Vittoria e lo 0-0 che esce fuori premia la compagine di Bruscolini, attenta e ben messa in campo, e penalizza i tolentinati, che hanno disputato comunque un incontro ricco di intensità. Sono veramente demoralizzato, soprattutto, e ho chiesto all'eterno arbitrale, finita la partita, anche in un atteggiamento penso anche abbastanza, questo lo dico, ma veramente in una maniera anche abbastanza. Ho chiesto prima cosa 4 mesi di squalifica, in modo che arrivo fino alla fine del campionato. Non ho più voglia di queste partite. Poi forse col calcio lascerò, perché non è questo il calcio. Per uno 0-0 un po' amaro, no? Perché c'è stato questo gol annullato che a noi giornalisti non siamo riusciti a capire per quale motivo. Voi siete riusciti a capirlo? No, io ero lontano, però è difficile valutare queste situazioni. Credo che il dubbio venga dal discorso fuori gioco e stavamo parecchio alti, quindi la posizione era parecchio alta, quindi è difficile da decifrare. Però come sempre faccio, non mi piace parlare di arbitraggi, anche se oggi forse sarebbe dire qualcosa, però credo che noi tecnici dobbiamo parlare di calcio e non degli arbitri. Siamo con mister Bruscolini, un commento a questo 0-0 di oggi. Penso un punto meritato per quello che si è visto in campo. Sapevamo che incontravamo una squadra sicuramente con dei giocatori di qualità, però oggi forse il divario tra l'Urbania, parlo di classifica naturalmente, e anche di obiettivi finali, penso che non si sia visto più di tanto. Quindi un punto che rispecchia quello che si è visto appunto tra le due squadre.